Signori, è finita la scuola, qua bisogna festeggiare, bisogna far festa, subito, prima possibile. Queste le metto via. Vieni a festeggiare tu, Ettore. Oh, sei un bel gatto, bello fresco per l'estate, anche tu, sì. Ah, iniziamo con il sesto episodio della serie su come usare il MacBook, se adesso faccio andare. La touch bar, no, la touch bar, lo schermo, e boh, epico, andiamo. Facciamo che almeno gli occhiali me li tolgo. Ebbene sì, iniziamo con il sesto episodio di una serie che ho inventato io, che non ho copiato da nessuno, lo sto solo dicendo. Prendiamo il MacBook! Il cappello lo tengo troppo tipo festa, estate, tutte quelle robe lì. E ci siamo sullo schermo del Mac e iniziamo, come al solito ormai, dalle impostazioni. Lo schermo credo non serva che vi spieghi cos'è, però se vi può interessare, quelli dei MacBook sono degli schermi IPS LCD. E nelle impostazioni tutte o quasi le cose dello schermo sono legate a monitor. Si suddivide come sempre in diverse schede che abbiamo qui sopra e nella prima qua possiamo scegliere la risoluzione, che di norma sarà questa, di default per il monitor, ma io vi consiglio di cambiare a ridimensionata e come vedete qua possiamo cambiare le dimensioni di quello che abbiamo sullo schermo, come se fosse una risoluzione diversa. Io vi consiglio questa con più spazio. Purtroppo quando le cambio mi stoppa la registrazione, quindi scusate se c'è un attimo di lag o di robe strane in questa clip. Comunque, questa qui vi rende tutto molto più spazioso sul Mac, vi dà più spazio per lavorare, perché lo tratta come fosse una risoluzione più alta, quindi molto consigliato. Poi qua sotto ovviamente c'è la luminosità, che ovviamente vi consiglio di regolare dalla taskbar con i tasti funzione, non sempre andare nelle impostazioni solo per cambiarla. Potete scegliere se regolarla automaticamente, con il sensore molto comodo, quindi ve lo consiglio. E il True Tone è quella funzione di Apple che vi fa cambiare la temperatura dei colori del Mac per andare ad adattarsi a quella che è la stanza, per farlo sembrare sempre bianco praticamente. Però per me e per chiunque deve farci lavori che sono molto critici per quanto riguarda i colori, non ve la consiglio perché vi va un po' a modificare quello che è la precisione del colore, ve la va a ridurre ovviamente. Quindi se siete persone normali che lo usano magari solo per uso di tutti i giorni sul computer o fate cose che non hanno bisogno di avere colori accurati come programmazione, robe del genere, va bene, ma per chi ci deve lavorare appunto foto, video editing, robe del genere, lì molto molto meglio disattivarla. Però decidete un po' voi se vi piace o no. Per il monitor AirPlay vi permette di streamare, di inviare il vostro schermo a una TV, a un monitor, a qualcosa che lo supporta, però non nulla, quindi non attivo. E attivando questa spunta avrete modo, quando avete un display compatibile con AirPlay vicino, di averlo qua sopra nella barra dei menu. Io ora però non ho nulla, quindi non mi compare. Passando alla scheda di fianco, colore, qui semplicemente si parla di colori, di calibrazione. Di base Apple fa un ottimo lavoro nel calibrare i propri schermi, però nel tempo i colori possono un po' andarsi a modificare, può appunto essere necessaria una seconda calibrazione. In questo caso io ne ho fatta una proprio adesso. Comunque basta che andate su questa LCD colori, è quella che vi consiglio più di tutto ovviamente, ma mettendovi qua potete anche cambiare proprio tutte le varie gamme di colori che preferite, ce ne sono un po' tantine, però potete provarle, ma di base questa è quella classica LCD colori, è quella pensata da Apple per essere più naturale possibile. Potete semplicemente fare calibra, vi aprirà questo assistente di calibrazione per il monitor e qua fate semplicemente i passaggi che vi chiede, date continua. Qua dovete scegliere il punto di bianco per appunto calibrare il monitor. Di base io mi trovo molto bene con 6500, che è D65, però se vedete che è troppo caldo o troppo freddo potete modificarlo oppure usare semplicemente il punto di bianco originario per fare in modo che faccia tutto da solo. Come vedete il mio preciso, secondo Apple almeno, è 6509 invece che i 6500, che sono di base appunto. Diversi mesi che lo uso è andato un po' a perdere la precisione del colore che aveva all'inizio. Comunque basta far così per ripristinare appunto i colori precisi. Qua possiamo scegliere se far utilizzare anche gli altri utenti del MacBook la nostra calibrazione, di solito non vedo perché non farlo. Dargli un nome, di solito vi consiglio di chiamarla con il mese e l'anno in cui l'avete fatta, in maniera che se la fate anche solo una volta al mese è più che sufficiente e siete a posto. Nel mio caso beh, c'è già una 620, quella che ho fatto prima, però nel senso diciamo di chiamarla 620 numero 2. Gli diamo continua, date la conferma che volete farlo con il sensore di impronte digitali o con la password e avete fatto. E come vedete qua vi compare un altro profilo, che è quello che abbiamo appena calibrato. Chiaro che queste calibrazioni così via software sono meno precise, meno importanti. Se fate un lavoro che vi richiede tanta precisione di colore, saprete già probabilmente che vi serve proprio un apparecchio esterno, un dispositivo che vi fa calibrare esternamente, proprio a livello hardware, il display. Però per la persona media va più che bene questa. Infine Night Shift, questa è una tecnologia che vi permette di avere lo schermo diventare più giallino, il classico filtro luce blu, quando viene sera, al tramonto oppure a un orario posto predefinito,
in maniera da non affaticarvi così tanto gli occhi, anche se in realtà è stato dimostrato ultimamente che il problema della luce blu non è tanto l'andare a danneggiare le retine e gli occhi in generale, quanto più può andare a interferire col vostro ciclo di sonno, quindi se voi usate tante schermi con tanta luce blu prima di andare a dormire potreste far più fatica ad addormentarvi. Però ripeto, per chi fa dei lavori che ha bisogno di un colore molto preciso, come anche il mio, io faccio video editing, anche un po' di foto editing ogni tanto in realtà, lo disattivo perché ho bisogno che il colore sia sempre il più preciso possibile, poi tanto non dormo comunque la notte, filtro luce blu o no, non dormo. Altre impostazioni però più carine e più importanti, più carine non per forza, però più importanti sono il risparmio di energia. Qua possiamo decidere quando siamo sia su batteria che su alimentatore, dopo quanto disattivare il nostro monitor. Può essere utile qua, ricordatevi che per cambiare le impostazioni dovete fare clic sul lucchetto e autenticarvi, poi potete fare tutto. E infine possiamo vedere qualche altra impostazione su scrivania e salvaschermo. Qua possiamo modificare lo sfondo della scrivania, abbiamo questi dinamici, Apple ce ne offre uno nuovo ogni volta che esce un aggiornamento software importante, quindi macOS 10.15, 10.16, 10.17, tutta quella roba lì da 10.14 in poi, e questi sono molto carini perché durante il giorno cambiano in base alla luce proprio che c'è nel vostro fuso orario, molto molto carino, però sono due quindi dopo un po' mi hanno stancato, ho messo altra roba, e poi ne abbiamo tantissimi qua già impostati per i vari sistemi operativi, ok, molto carini. Però se volete mettere una vostra foto appunto dall'applicazione foto, potete prenderla da qua sotto, su foto c'è tutto, c'è anche di colore tinta unita, però foto a tutte le vostre foto, oppure se volete metterla da internet potete o trasferirla su foto, però ci vuole un po', non ci vedo troppo senso, basta che la scaricate, poi fate tasto destro, ve l'avevo già fatto vedere questo, e fate imposta immagine scrivania, e avete fatto. Invece il salvaschermo è un'immagine dinamica che si attiva dopo un tot di minuti che siete attivi sul vostro MacBook, in questo caso come vedete io l'ho impostato qua, sono 10 minuti nel mio caso, ma potete modificarlo in base a quello che preferite. Semplicemente va a mostrare un'immagine dinamica appunto che vi va un po' a salvare il display da possibili danneggiamenti, perché mostrare per tanto tempo un'immagine singola non è mai una grande idea. In questo caso io ho questo deriva che semplicemente è così, va a prendere il colore della mia scrivania e lo riporta in questo strano effetto così, però è molto carino. L'altro molto utilizzato è Raffica, e qua potete anche personalizzarli con opzioni, dopo ci giocate un po' e scegliete quello che preferite, ma ce ne sono anche tantissimi altri che potete mettervi lì e scegliere quello che preferite, ci sono anche quelli proprio con le vostre foto, carino, sceglietevi qualcosa, impostatelo per il tempo che preferite, ok. Poi qua potete scegliere se mostrare o no quell'orologio che avete visto prima qua nelle anteprime. Come vedete io qua ho un simpatico orologio, potete scegliere se averlo o no. E infine utilizza come un salvaschermo casuale, ogni volta vi va a cambiare il salvaschermo che viene utilizzato. Angoli attivi qua in fondo è una cosa che io odio profondamente, però se vi piace posso anche capire il perché. Semplicemente spostando il cursore nell'angolo scelto farete una di queste funzioni, diciamo una semplice launchpad. Io facendo così, adesso nell'angolo in basso a destra mi si apre il launchpad, basta che ci sposto il cursore. Non è neanche che lo odio così tanto, però non mi fa impazzire, magari mi ricrederò un giorno se mi metto lì a provarlo bene, però per adesso li tengo disattivati. Ma l'episodio di oggi non finisce qua, perché adesso andiamo in camera mia a collegarci al mio monitor ultra-wide e vedere che impostazioni si vanno a sbloccare, tra virgolette, quando andiamo a collegare appunto un secondo monitor. Venite con me. Bene, ora siamo in camera mia, con il mio monitor ultra-wide collegato, passiamo sullo schermo del MacBook e vediamo meglio. Ok, ci siamo, scusate la ripresa, magari non al top, spero sia abbastanza carina, ma va bene uguale, insomma l'importante è vedere quello che c'è sul MacBook, non la mia faccia. Come vedete ora che siamo collegati qua, se prendiamo su preferenze di sistema monitor, abbiamo ben due finestre, non più una. La classica di prima del monitor retina integrato, quindi stesse cose, ma ora abbiamo anche questa che ha qui sopra il nome del monitor collegato e ci permette di fare alcune cose. Innanzitutto la risoluzione al quale deve girare, io ho messo quella del mio monitor ovviamente, però potete farlo andare anche ad altre risoluzioni appunto. La rotazione, nel senso che il monitor può essere sia orizzontale ma anche magari girato di 90 gradi per essere verticale o completamente cappottato a 180, robe del genere, potete dire al sistema operativo come è girato il vostro monitor per farlo adattare correttamente. E la frequenza, ovvero il refresh rate, nel mio caso è 75 Hz, che è il massimo per il mio monitor, però può anche essere più basso o più alto. La disposizione, questa è abbastanza semplice, dovete semplicemente muovere questa in maniera da dire al sistema operativo dove è lo schermo del MacBook rispetto allo schermo più grosso, così potete impostare correttamente il trascinamento di finestre da uno all'altro, potete muovere la freccetta da uno all'altro, come fosse appunto uno schermo unico solo diviso in due. È molto carino, impostatelo bene, questo è tutto. Duplica monitor qui sotto semplicemente andrebbe a fare una copia del monitor del MacBook sul secondo, ma non ve lo consiglio, è meglio avere un'estensione, è molto più comodo. Poi ovviamente sempre le solite impostazioni del colore, della calibrazione, qua scegliete un attimo, impostate quello che vi preferite. E il night shift è sempre la stessa cosa, però impostata per il secondo monitor. Quindi sì, molte funzioni sono doppie in un certo senso, quelle importanti sono appunto su monitor e su disposizione, queste due sono le stesse, però vi permettono appunto di avere il secondo monitor con impostazioni diverse dal primo, quello del
MacBook, se vi può far comodo, se vi può interessare. Quindi sapete anche questo. Che dire, ragazzi, io spero che questo sesto episodio di come usare un MacBook vi sia piaciuto. Mi metto un po' più contro la luce. Se questo è stato, potete iscrivervi, lasciare un mi piace e commentare. Se siete contenti che è finita la scuola, lasciate un like e iscrivetevi. Comunque potete seguirmi anche su Instagram, c'è il link in fondo alla descrizione. Noi ci vediamo martedì alle 21 con un nuovo video. Bella raga! Comunque seguitemi su Instagram, c'è il link in fondo alla descrizione. Noi ci vediamo martedì alle 21 con un nuovo video. Bella raga! Aia, mi sono dato il coso nell'occhio.